4 dietro, 3 mezzi e 3 davanti per Chivu, con Caligaris che verrà difeso, aiutato da Edu, stabile, stante, e Cocchi lì in mezzo, capitan Stankovic con a zero entrambe le volte, decisivo Diego Gonzalez. Oggi manca Sanafernan, che Di Tommaso, Milani, pressa Kamate, c'è Di Maggio, Stankovic recupera Kama, Berenbruck già postato là davanti, Alexander Stankovic, si vede anche la porta, ci prova Stankovic, bucato magro, 1-0 per l'Inter, 5 minuti e il capitano la calcia in porta. Di Maggio è andata a pressare sul centrale però prima, questa è la grande domanda. L'hanno preparata così. Chiede all'attaccante paraguayano di alzarsi, e Inter che può adesso palleggiare da dietro, stabile, cerca Vendetta adesso Gonzalez, Stankovic a ricercare Quieto, Di Maggio, e Inter che prova adesso a palleggiare negli occhi. La giocata distante, lì vicino Alexander Stankovic, Diego Gonzalez su di lui, attacca. Parte sulla palla, quindi ha lasciato quel mezzo metro e Napolitano se l'è preso così. Con Napolitano che adesso va a recuperare, Aitu in scivolata però a dargli parecchio fastidio. Nonostante le difficoltà. Di Maggio a cercare lì vicino Stankovic, molto bene. Ancora Gonzalez, sta facendo il trequartista, non la punta al paraguayano. Pallone rimbalzante pericoloso per Ruggeri, che allora allontana. Alto. Stankovic. Sale soltanto sulla destra, Mike Aidu può ricevere, e poi Stankovic, è il buco lì in mezzo che sì, sta creando tanti problemi. Non riesco ad andarlo a prendere, non si ha. Passa laterale con Mike Aidu che va a cercare Sar. Stankovic. Pronto ad andare dall'altra parte il serbo, che palletta per... ed è un vantaggio incredibile per Stankovic, altra palla pronta. Bene però la squadra di Sanderra, con Stankovic che riparte da Tomate. Di Maggio in spaccata per Stankovic, Di Tommaso adesso in pressing, e allora di nuovo Cocchi da dietro, riparte l'Inter, Stankovic, Aitu, Kamate, Stankovic in avanti, Di Maggio di nuovo, Kamate, Milani a prendersi il pallone, poi di nuovo Di Maggio, Stankovic dall'altra parte, in qualche modo l'uomo libero sulla fascia con l'Inter che deve ripartire da Stankovic. Caraidu con la solita presenza ingombrante, fondamentale di Stankovic, Sarper in avanti. Stankovic, destro che gira, magro non esce, Sarlava, Maso l'ha visto Napolitano, si lancia in mezzo a tre con Stankovic che deve adesso andare a scalciare in avanti, e allora si può tornare a giocare con Di Maggio. Stankovic che è stato il grande problema laziale nel primo tempo, subito a palleggiare lì vicino con Espo nell'uscita, e Stankovic ha la libertà e comunque la bravura di trovare sempre il tempo. E Stankovic è partito, Cocchi, lì vicino c'è anche Thomas Berenbruck. Dietro con Kamate e Quieto, cercati sempre come corsie preferenziali. Stankovic poi a trattare, a ribadire lì mezzo. Vicino c'è anche Di Maggio, dall'altra parte Isiaka Kamate si è schiacciata. E allora si torna a palleggiare con Alexander Stankovic che propone controllo, poi prova a saltare, in qualche modo ci riesce, stabile ancora Cuzzarella. Stankovic pianta il mancino e poi allarga per Kamate, che trascina poi a Kinsamiro l'Inter in avanti. Stankovic apre così per Kamate, c'è Aidu, sterza Kamate, Stankovic a ricercare la porta. Passiamo Mattias, con grande calma si palleggia adesso con Kinsamiro, bandiera contro Jordanov, attaccante. Inizio che non perdona, e allora Sulemani. Su 3-5-2, Napolitano Sulemani là davanti, Stankovic va a ricercare adesso però Jan Zuberek, andare ancora a far paura magro. Cocchi, forte, sempre lì, sempre col pallone che passa, 5-2 per l'Inter, tocca Alexander Stankovic che va, ci riesce particolarmente bene, dentro Jordanov, alto Alexander Stankovic, e torna chiaramente anche la Saudi Pro League, ma soprattutto c'è anche la Coppa d'Africa, finalmente si parte l'11. Voglia anche da parte della squadra di Sanderra di mettersi in luce. Con la testa poi Alexander Stankovic e attende poi l'arrivo di Jordanov. Zuberek, Alexander Stankovic a buttare il pallone. Tutto quello che aveva preparato la Lazio, già il ritmo non era elevatissimo della squadra di Sandera, logicamente prendere 6 gol fa male un po' per tutti, dicevamo prima. Ma...